Come va? Ma insomma, discretamente, diciamo. Va bene, allora senta, se vuole, noi oggi volevamo un po' andare a chiederle sostanzialmente di tutte queste passioni che lei ha, no? Il disegno, la numismatica, la sua vita in genere. Ci sembra una persona che ha avuto una vita molto appassionata, no? Magari possiamo iniziare proprio da quando era più giovane. Da quando è nato, dalla sua infanzia, per poi che ci racconti un po' Sì, l'inizio. cominciamo pure da lì, così le racconto come sono arrivato fino a qui, diciamo. Allora, io sono nato a Milano nel 41, in centro di via Moscova, con i miei che abitavano in quella zona. Il palazzo aveva gli stemmi dei Trivulzo affrescati sopra, verso il tetto, diciamo, dove finisce così. Mia madre era una sarta e mio padre lavorava nell'azienda Traviaria, che ha fatto più di 40 anni la fine dell'opera. Però nel 39 ci sono stati i bombardamenti e è toccato venire a Retegno dai suoi, di mio padre, che lavoravano la terra. Bene, siamo venuti lì. Dopo io ho fatto la prima e la seconda elementare dalle suore a Codogno in via Cabrini, e lì ho fatto anche cresima e comunione nel medesimo giorno. E allora, dopo la seconda elementare lì dalle suore, sono andato all'elementare a Retegno e ho fatto fino alla terza media. Ho ripetuto un anno perché in una materia o due non è che riuscissi, specialmente la matematica o geometria, lì, la roba di algebra, e lo ho sempre odiato, io voglio fare. Era più un tipo umanista, diciamo. Con le medie sono andato, diciamo, militare, ho fatto tutto, si può dire, a Torino. Certo. Dopo a Torino, ma la vita militare per me, tra virgolette, posso dire che è stata una pacchia, perché ero esente dai servizi di un certo tipo di fatica o roba del genere. La domenica si mangiava benissimo, perché addirittura c'era il dolce, c'era lo spumante, la lasagne fatte in un certo Allora, modo. Dica. avevate tempo anche per le licenze, cioè riuscivate a uscire e vedere la città? Ah, sì, qua a Torino, dopo si cominciava la libera uscita la sera, dopo un periodo di una settimana che si usciva, si poteva andare dove si voleva, entro un cielo che veniva chiamato perimetro, diciamo, militare o roba del genere, adesso non ricordo la parola Certo. esatta. Bisognava rientrare entro, prima che suonasse il silenzio, però. A che ora dovevate rientrare? Entro, se non sbaglio, non so se 11 o mezzanotte. La città l'ho vista abbastanza e ho visto più che altro anche i paesi circondari, perché ero destinato, e qui mi verrebbe voglia di ridere, perché roba di motori io non ho mai voluto sapere. Mi hanno destinato con tanto Alla di fine. morsina, conduttore, automezzi vari. Perciò un bel momento, bisogna cominciare a fare scuola guida con un istruttore in fianco, che poteva essere o un tenente o un sergente, un caporalmaggiore. Avevate anche delle occasioni di distrarvi, no? Tipo lei è andato a E vedere. certo, perché quando si andava in un determinato paese, il capo guida, così chiamiamolo, lui e altri due o tre persone andavano in un bar e si mettevano a giocare carte, e noi potevamo girare per il paese e vedere cosa c'era, diciamo, Ma senta, ma interessante. a Torino, che è conosciuta anche per il suo museo Egizia. Certo, l'ho visto sia militare che poi credo altre due volte
da persona civile, diciamo, normale. Ma poi, finito il servizio militare, sì, più tornato a Torino a trovare... Sì, sì, perché ogni anno andavo per il convegno, perché il convegno di Torino era importante, che è frequentato da moltissime persone, diciamo, anche da via venivano. La sua raccolta di monete, quando sì, è che l'hai iniziata? L'ho iniziata nel 56 per caso, nel senso che un mio amico ne aveva un gruzzolo di monete di ogni nazione. Dopo averle guardate gli ho detto: ti do degli album o roba da leggere, queste qui, mi dai le monete. Ha accettato e ho preso quelle monete lì. Mio padre allora, se aveva un attimo di tempo, che è giovedì, poi andava alla fiera di Sinigaglia, come veniva chiamata, e c'era anche chi vendeva le monete. E me ne portava a casa una decina, una ventina, secondo. E lì ho cominciato un po' a selezionare le nazioni, così. Dopo mi sono raffinato maggiormente anche in base ad un abbonamento di numismatica, un mensile, ho cominciato a raccogliere soltanto monete italiane. Dopo invece ho cominciato ad esaminare qualche moneta romana che mi piaceva, ma mi piacevano per via del ritratto, il ritratto dell'imperatore che era sempre il primo. E quindi quante ne ha adesso nella sua collezione? Adesso ne avrò 70 o che. Per avere un'idea, la moneta più rara, quella più preziosa, qual è? Ma la moneta riferendo sia a me o la moneta mondiale? Cioè? Come vuole, cioè sia quella più a quella quale lei tiene di più, oppure quella che è più rara? Io ci tengo di più a quelle di retegno, perché per me sono opere d'arte. Quando uno osserva una moneta, sono come degli scudoni molto grossi. E la moneta che ha che vale di più della sua collezione, proprio in termini di valore? Quando una moneta costa sui 2000 euro, già per me c'è una cifra, insomma, addirittura, diciamo, e ne avrò 3 o 4 di quella cifra lì. Senta, invece, insieme alle monete, no? Lei mi diceva, mi hanno raccontato che lei ha anche la passione per il disegno. Sì, per il disegno, sì. Da bambino, già da bambino mi piaceva cercare di imitare qualche disegno, qualcosa, diciamo. E qui è quando sono stato ricoverato qua nella casa dove sono, ho cominciato per puro caso, nel senso che un giorno avevo un naviro in mano e c'era una bottiglia di acqua, ho cominciato a disegnarla. Qualcuno degli operatori lì che lavora ha visto il disegno, gli è piaciuto, l'ha voluto. E da quella volta lì, ma mi fai questo, mi fai quello là. E cosa le piace disegnare e rappresentare? Preferisce disegnare i ritratti? Anche ritratti, tento di fare, perché il ritratto o assomiglia alla persona che viene disegnata, o altrimenti è meglio piantare lì. Per dire, alcune operatrici mi hanno chiesto di fare il ritratto del loro figlio o del nipote. Carino. Quello lì l'ho fatto. Ma qualche disegno vuole farcelo vedere? Ne ha qualcuno da mostrarci? È la parrocchiale di Codogno, quando passano le frecce tricolori. Vediamo l'autoritratto, che questo non c'è. Questo? La zanzara coreana! Questa è la zanzara coreana! È la zanzara? Ma non c'era ancora quella che il diavolo coreano. Esatto. Poi, questa qua è l'indossatrice lodigiana di Bianca Balti, una internazionale, Ah, Bianca Balti, attuale, contemporanea direi. È molto eclettico il signor Piercarlo. Sì, mi piace eclettico. Variare. Io il secondo soggetto simile al primo, non mi va di farlo.
Senta, mi diceva che sua sorella viene a trovarla ogni tanto nell'RSA quando è possibile, giusto? Ma e poi, a parte le visite dei parenti o delle famiglie, come si svolge la giornata all'interno della casa? La verità è un po' una monotonia, un po' una noia a volte, perché ci si alza al mattino, si va in sala dove poi si fa colazione e verso le 11:20 si mangia, poi si va a fare un riposo a letto dopo mangiato, ci si alza verso le 2 qualcosa, c'è una merenda, il pranzo è alle 6:30 circa e poi si va a letto. Ma al corso di yoga che c'è nell'RSA, lei partecipa? Yoga sì, ed è un po' di... lezione di yoga. È un qualche giorno che quando vengono a chiamarsi c'è... Io e altri direi dove sono, andiamo appunto a quel corso lì. E le piace? Sì, ma no, certo. Fare un po' di esercizi va sempre bene, diciamo. Vabbè, le maestre sono brave, no? Ma certo, c'è una, non so se è professoressa, come è chiamata, di Milano, mi pare, che fa questo sì, corso. Sì, è un'insegnante di yoga. Lei a Milano, nel suo sì, nel che suo poi lavoro, nella loro palestra. Ci sono altre case di riposo collegate. Una volta si scendeva mercoledì, almeno quelli del mio reparto, diciamo. Adesso mi pare che hanno cambiato la giornata, non so, a scendere in palestra, a fare gli esercizi, determinati esercizi in palestra. Legge il giornale tutti i giorni. Sì, e almeno finché... mia sorella lo fa avere tramite un'operatrice qui che lavora al mattino, tranne il sabato e la domenica, perché lei fa festa. Insomma. E quale giornale legge? Io leggo di solito il Corriere, perché ho preso l'abitudine da mio padre. E poi leggo molte riviste mensili, Bell'Italia, Bell'Europa, Storica, Archeo. In queste riviste spendo una cifra abbastanza considerevole. Adesso io non vorrei farle fare una classifica, ma tra il disegno, la numismatica e un'altra passione della sua vita, qual è quella che l'ha appassionato di più, quella proprio che, della quale non può fare a meno? Andare a mangiare qualcosa di buono. E la gastronomia. Ma una volta al sabato andavo a Milano, mi fermavo a mangiare in interporto scelto. Si ricorda un nome? Beh, c'è quella, si chiama Trattoria del Laghetto, che è dove c'è Via Larga, c'è una piazza che c'è l'università. Cos'è? Via sì. Festa del Perdono, mi pare. Festa del Perdono? Sì, bene, sull'angolo. Adesso però sono passati gli anni, ho scordato persino. Va bene, signor Piercarlo, senta, io non la ringrazio molto. No, ringrazio lei. Adesso magari noi ogni tanto veniamo, no, a Codogno, abbiamo parlato anche con tutte le varie psicologhe, le animatrici, le educatrici, con Stefano Boggi, quindi magari abbiamo anche occasione di conoscerci, che sarebbe sicuramente una cosa piacevole. Va bene, davvero, grazie ancora, un saluto a lei e anche a tutti quanti quelli che sono lì intorno che non vedo. Salve, arrivederci di nuovo, buonasera. Arrivederci.